Eccoci, buonasera a tutti. Vi sentite? Sì, bentrovati in questa serata ancora particolare, perché se nelle ultime settimane, ormai negli ultimi mesi, i nostri incontri erano nella sede del Rotary e ultimamente in una sala messa a disposizione da Davide, che colgo l'occasione per ringraziare, con l'allestimento super di Patrizia. Questa sera abbiamo dovuto incontrarci in questo modo perché qualcuno di noi, io sono sommersa dalla neve in Val di Zoldo, qualcuno di noi non riusciva a raggiungere la città e quindi abbiamo messo in atto questa modalità di incontro che comunque sarà sicuramente efficace. Ringrazio sempre in premessa il nostro mago Marco, perché appunto senza di lui non riusciremmo a fare tutto questo. E ringrazio Franco Scolari, il nostro ospite, che in parte si è già presentato. E siamo particolarmente contenti di averlo con noi perché è un rotariano, perché dal 1 luglio sarà presidente del suo club a Pordenone, quindi inizierà il suo percorso con Patrizia. E perché ha confessato che frequenta le terre alte della nostra provincia, in particolare la zona di Roccapietore, e quindi ama già il nostro territorio. E questo lo presenta ancora meglio. Franco nasce a Varese, dove frequenta il liceo scientifico, per poi laurearsi al Politecnico di Milano in ingegneria elettronica, indirizzo sistemi informativi. Frequenta subito dopo l'MBA alla Bocconi, oltre ad altri qualificati corsi, anche sulla valutazione dei criteri di selezione economica dei progetti di ricerca e di innovazione. Lavora prima come programmatore, poi analista, poi capo progetto, seguendo tutto l'iter canonico, per poi svolgere ruoli dirigenziali, ne cito solo alcuni, alla Seleco, all'Electrolux, alla Zanussi, in aziende leader europei nei motori elettrici, fino a gestire un fatturato di oltre 200 milioni, e mi riferisco a 20 anni fa, alla Pirelli Cavi di Milano. Ancora è stato direttore generale di Multiutility, scusate, a Trieste, a Venezia, a Verona, società che si occupavano e si occupano, immagino ancora, di produzione e distribuzione di energia, gas, smaltimento rifiuti, realizzazione di infrastrutture informatiche. Prima di passare al polo tecnologico di Pordenone, è anche transitato all'Ideal Standard, sempre come direttore generale, e a un consorzio di bonifica del Friuli. Ora, come già anticipato, è direttore generale del Polo tecnologico di Pordenone. Prima diceva Gianmarco è molto di più di direttore generale. Io nel suo curriculum ho trovato che è direttore generale. Il Polo tecnologico, che è un centro di ricerca e trasferimento tecnologico, dove lui, oltre a curare la realizzazione delle linee strategiche e gestire risorse economiche e umane, promuove naturalmente lo sviluppo del polo stesso. Franco ha sempre avuto una grande passione per la tecnologia, ma anche se è stato professore a contratto presso l'Università di Udine, membro del comitato di indirizzo di numerosi programmi europei dell'Istituto Tecnologico di Informatico della sua città, questa sera mi ha detto che non vorrebbe fare il professore, non vorrebbe fare una lezione universitaria, ma farci interrogare sull'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi ci chiederemo fino a che punto possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale, perché sappiamo che lo sviluppo delle intelligenze artificiali ha ripercussioni nel settore economico, ambientale, sanitario e Franco, come abbiamo visto, perché lui stesso ci ha detto che è in macchina, è di ritorno da un'importante giornata nel Centro di Innovazione e Difesa, dove appunto credo abbiano fatto riflessioni, ragionamenti e proposte proprio sul rapporto uomo-macchina. Non so se potrà raccontarci qualcosa di questi segreti, ma sicuramente la sua serata sarà interessantissima e quindi gli passo subito la parola. A te, Franco. Dicevo, buonasera a tutti, mi fa piacere essere con voi anche con qualche modalità inusitata, spero di potervi rincontrare con un bicchiere di vino perché
accanto alle così, passioni di tecnologia ed altro, ma sono assolutamente attento ai rapporti umani che sono ancora di contatto, che sono ancora di strette di mano e di piacevoli star seduti insieme, che è anche lo spirito rotariano. È vero, ho fatto 2 giorni di full immersion. Il Centro Innovazione e Difesa, e parto dimenticandomi le lunghe elencazioni di curriculum, perché siccome ho visto e stavo scherzando su baffi argentati che non vedo più adesso, come faccio a sapere, Marco, se siete in linea e lo sono anch'io? Non mi fai vedere qualcuno degli ospiti? Praticamente devi vedere tu con la griglia. Se tu clicchi su griglia, vedo tutti quelli che sono online. Ti vedo. Vedo dei baffi argentati. E io distingo le persone giovani dagli altri secondo quanto tempo passano a raccontare le cose che hanno fatto, e questi signori qui non sono più giovani, oppure quelli che raccontano le cose che vorranno fare. Quindi l'anagrafe è una cosa che a me non interessa per nulla. Incontro persone coi baffi argentati, giovanissimi, perché mi parlano delle cose che vorranno fare, e purtroppo ci sono delle persone anagraficamente giovani che hanno paura del futuro e raccontano gli episodi negativi che hanno alle spalle. Io spero di essere con voi giovani e quindi fare una chiacchierata su quella che è la tecnologia più dirompente che l'uomo abbia mai affrontato. Oggi si parla di quarta rivoluzione industriale, che è la rivoluzione informatica nelle fabbriche, Industry 4.0, c'è stata prima quella elettrica, quindi prima ancora è stato il vapore, il motore a scoppio, la polvere pirica. Tutte queste invenzioni sono assolutamente molto meno impattanti di quello che ci sta già pervadendo attraverso l'intelligenza artificiale. Non so se c'è qualche informazione. Purtroppo Zoom dà la priorità se arriva una telefonata, ma l'ho cacciato via. Se c'è qualche informatico, che cos'è l'intelligenza artificiale? Intanto una definizione. Beh, è una tecnologia cibernetica, perché la fanno i computer, di autoapprendimento. Chi ha avuto dimestichezza con le prime tecnologie informatiche sanno che gli elaboratori venivano programmati per fare determinate cose. L'intelligenza artificiale oggi ha della sensoristica che permette di acquisire dei dati, e dall'acquisizione dei dati impara autonomamente. Quindi non ha bisogno di istruzioni per decidere, ma qualcuno di voi sicuramente ha il robot o quello in giardino che taglia l'erba. Bene, questi robottini non hanno avuto la mappa di casa vostra, autonomamente, sbattendo il naso, hanno capito che c'era un muro, le scale, piuttosto che un albero e un'aiola, hanno progressivamente mappato rispettivamente l'appartamento piuttosto che orto e giardino, e hanno imparato ad aspirare la polvere o a tagliare l'erba. Vi ho portato questi due esempi che sono ormai naturali, li avete visti, non vi siete stupiti. Il primo, diciamo, costano tra 500 e 1000 euro, quelli domestici, ma sono sistemi ad autoapprendimento, sono sistemi che imparano da soli.
ieri e oggi, in questo meraviglioso gruppo pieno di generali, colonnelli dello Stato Maggiore della Difesa, abbiamo discusso di quale sia il livello di fiducia da attribuire ai sistemi di intelligenza artificiale, quelli un po' più sofisticati del robottino domestico, quelli più complessi del Rasa Erba, che governano un drone che magari si porta appresso sistemi di difesa o di offesa, e che devono essere autonomi per difendere o offendere chi ne ha bisogno, lo Stato, la nazione, un punto sensibile. Eravamo in un gruppo di circa 200 persone, tra militari e civili, tra i civili professori universitari, studiosi, uomini di impresa. C'erano diverse persone di Leonardo, che è la società che fa sistemi d'arma, i più sofisticati. Oggi pomeriggio poi abbiamo dedicato un altro piacevolissimo pomeriggio per la valutazione dei migliori progetti che sono stati presentati alla competizione della NATO per giudicare soluzioni che migliorassero o che migliorino il rapporto di fiducia tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Quindi mi sono preparato ad affrontarvi, a sentire i vostri quesiti e a sentire quanti di voi, e adesso vengo a stabilire un rapporto diretto. Supponiamo che arrivate alla stazione centrale di Milano, ok? Fate lo scalone e arrivate in fondo e ci sono tre automobili uguali, sono tre Prius ibride elettriche e autoscoppio, ma una è guidata da un extracomunitario, una è guidata da un taxista milanese e una è un'auto a guida autonoma. Io vedo un po' di persone fra di voi. Chi è che per alzata di mano sceglierebbe, costano uguali, chi è che sceglierebbe l'auto a guida autonoma per andare dalla stazione centrale in centro a Milano? Intervenite, per favore. Vediamo chi alza la mano. Uno, nessuno. due al momento vedo, 3. 4 su 28 al momento, mamma Franco. Mamma mia. Anch'io proverei l'auto a guida autonoma. Fai 5 con me. 5, Yuri, quindi siamo a 5. Yuri, tu prendi l'auto a guida autonoma, perché? Ma la prenderei più che altro per provare, perché non l'ho mai provata, della verità. Quindi mi metterei sul casco e proverei, sperando che vada piano e ci sia il pulsante di emergenza. Invece con l'extracomunitario non metti il casco, magari. Allora, io la prima volta che sono salito su un'auto a guida autonoma è stato 5 anni fa, ero negli Stati Uniti, ero in California, ed è venuto a prendermi una Google Car che lascia un po' perplessi, perché la Google Car non ha né volante né pedali. E quindi ti porta in giro per strade normali, 5 anni fa non era comune, era una specie di uovo, ma io mi sono assolutamente fidato, perché uno dei motivi legati alla fiducia nei sistemi autonomi è la conoscenza. L'uomo ha paura di ciò che non conosce. Chi non conosce la guida autonoma non si fida della guida autonoma, e quindi o va a piedi oppure siamo qui su 30 persone
che scelgono la guida autonoma. Ma vi faccio un'altra domanda. Oggi negli Stati Uniti il 90% delle constatazioni amichevoli se è stato un incidente. Ok, due si mettono lì, dicono è affidato ad un sistema ufficiale. Tra di voi c'è sicuramente un avvocato. Io vorrei che un avvocato che mi permettesse di conoscerlo mi commentasse che fiducia ha in un sistema di intelligenza artificiale per la composizione di un litigio di guida autonoma. Presidente, c'è un avvocato fra voi? Un attimo che controllo i partecipanti. Sandro. Ma in ogni Rotary c'è Sandro. In ogni Rotary è pieno di avvocati. Non avevo visto. Sandro, dove sei? Sandro, attiva l'audio, non ti sentiamo. Attiva l'audio, Sandro. Mi senti? Adesso sì. Sì. Perfettamente. Scusate, ma ho sentito solamente l'ultima parte del quesito perché sono assolutamente negato per queste macchinette, per questi contatti. E qui in luce c'è già la mia risposta. Cioè, a fronte del problema della guida autonoma, finché non si capisce bene come funziona la guida autonoma, non si possono predisporre dei piani di analisi delle responsabilità, evidentemente. Mi pare che su questo ci abbiano pensato un pochettino più i filosofi dei giuristi fino adesso. Non so se mi sbaglio. In ordine alle scelte che deve fare la guida autonoma, indipendentemente dai valori che sono in gioco sulla strada. Oggi io vi ho proposto anche una serie di slide perché ci hanno pensato dei giuristi alla responsabilità e la responsabilità in un caso di guida autonoma che faccia un incidente è certamente di chi ha disegnato il software, perché non può essere imputato a un passeggero che è seduto senza volante e senza freno. Però la scelta del software va a carico di chi lo usa come responsabilità. No. La macchina guida autonoma è definita dalla comunità europea persona, è una persona elettronica con responsabilità. Ah, bene, vedi. E vi esorto a farvi una lettura in una serata a un documento che io vi ho proposto che è steso dalla comunità europea ed è le linee guida, le guidelines per l'etica dell'intelligenza artificiale. Perché io volevo parlarvi di etica dell'intelligenza artificiale? Perché la tecnologia è di gran lunga oggi superiore a qualsiasi processo gestito dall'uomo. Su questo metteteci il cuore in pace. Lo sa bene Yuri che fa delle macchine automatiche, ma lo sa bene un medico che voglia operare con un robot chirurgico. Lo sa bene un pilota di aeroplano che voglia fare un atterraggio. È evidente in finanza, tutto il fintech è gestito da sistemi di intelligenza artificiale che sono più veloci e più accurati di qualsiasi intervento umano. Ok? Quindi la tecnologia è assolutamente superiore, pigliamone atto. Le macchine sono più brave a giocare a golf, sono più brave a pilotare una macchina, sono più brave a far di conto, sono più brave a prevedere cosa succederà con la borsa fra 10 giorni o fra 20 giorni. Punto. Sono più brave di un legislatore o più brave di un avvocato raffinato nel dirimere un contenzioso legale.
questo oramai è evidente. Dove ci può essere un problema? Nelle scelte etiche, decidono su base delle condizioni che l'uomo ha delegato per l'azione. Vi è chiaro questo concetto? L'uomo delega alla macchina l'azione. Questa delega è un principio etico. Qualcuno di voi ha letto Asimov? Vedo qualcuno che annuisce col dietro il drago. Come ti chiami? Sono Alberto. Alberto. Alberto, ti ricordi il primo principio di Asimov? Assolutamente no, l'ho letto molto tempo fa e la memoria non è quella di una macchina, quindi non me lo ricordo. Quindi tu sai che la macchina è migliore di te, i circuiti arrugginiscono meno dei nostri neuroni, ma il primo principio dice un robot non farà mai male a un umano. Lo ricordate, no? Bene, questo principio non è mica vero, perché un drone con intelligenza artificiale va e uccide il terrorista. Questo è eticamente accettabile o no? Questo è un problema etico. Uccidere terroristi, sì. Vedo l'avvocato. Bisogna vedere cosa... Sono problemi nuovissimi e affascinanti. Dobbiamo vedere se è etico ammazzare un terrorista o se è etico che una macchina scelga un terrorista da ammazzare. D'altronde mi pare che la recente cronaca abbia dato ampio materiale per queste robe, per studiare questo materiale. Bello, bello. Scusa. Sandro, aspettiamo un tuo intervento su questo tema. La prossima volta lo sviluppiamo. Devo prepararmi perché sono indietro su questo piano. Comunque, secondo voi, ed è una cosa che abbiamo discusso in questi proprio ieri e oggi, secondo voi chi è che schiaccia il bottone della bomba, per esempio? Cioè chi è che avete presente, no, la chiavetta rossa, eccetera, eccetera, del presidente che bisogna cercare e così via. Vorrei sentire la risposta di Gianmarco. Secondo te chi è che dà il via al missile che viene giù sulla testa di qualcuno? Gianmarco? Gianmarco, l'audio per piacere. Avevo zittito tutto. Sicuramente un computer, ritengo, Franco. Hai perfettamente ragione. E sapete tutti perché? Perché non c'è tempo. Allora, è più veloce, se oggi c'è un attacco cibernetico, comunque un attacco, la difesa, o come voi volete metterla, ha tempi di esecuzione dell'ordine dei secondi. E chiaramente i secondi non sono compatibili con andare a cercare le chiavi del presidente. Quindi l'avvio di sistemi di offesa, ma quelli che ci sono ad Aviano, cioè non è che dobbiamo andare nell'iperspazio per scoprire queste cose. L'avvio è condizionato dall'accadimento di condizioni che automaticamente fanno scattare l'evento, perché non c'è tempo, e i sistemi, secondo le convenzioni militari di Ginevra, hanno accettato che questo accada. Ritornando alla letteratura a cui è stato fatto cenno, e cioè del generale iracheno che è saltato per aria, il drone aveva il sistema di intelligenza artificiale per riconoscere
il generale cattivo, ok? Quando l'ha individuato, sono scattate le condizioni autonome per lanciargli un missile nel tubo di scappamento della macchina. Ma non è intervenuto nessuno. Non c'era tempo per intervenire. Oggi abbiamo discusso di come, e quindi rispondo parzialmente al Presidente, se posso parlare delle cose di cui abbiamo discusso oggi, la risposta è sì, perché ci sono delle regole che sono adoperate dai militari. Non c'è nessun militare nel club, è presente? No, non credo. Alpini. Siamo alpini, no? Queste regole che sono nelle convenzioni di Ginevra e che si chiamano Chatham House Rules permettono che si divulghino argomenti non segretati, e ieri e oggi abbiamo discusso di argomenti non segretati, purché non si dica chi li ha raccontati. Questa regola particolare dei militari che favorisce appunto la divulgazione di determinati contenuti senza dire chi l'ha detto, perché potrebbero essere opinioni, eccetera. Abbiamo discusso degli strumenti ipersonici, che sono armi di difesa offesa, sono dei missili che vanno a 30 volte la velocità del suono, okay? 30 Mach. Questi missili sono orbitanti e se vengono giù a 30.000 km all'ora non c'è nessuno che li ferma. Bene, questi missili hanno le condizioni già inserite per attivarsi se ci sono delle condizioni al contorno che vengono considerate tali da far scattare l'offesa o la difesa. Per esempio, un missile balistico che parte dalla Corea e va verso gli Stati Uniti, un missile ipersonico va a cuccarselo. E siccome va a 30.000 km all'ora, intorno a lui, quando entra in atmosfera, si forma del plasma che lo rende non detectabile dai radar e quindi neanche con laser si riesce a colpire. Io vi dico queste cose per essere molto tranquilli, perché così sappiamo di essere ampiamente protetti. Se la difesa è efficace e noi ci fidiamo dei sistemi di intelligenza artificiale, viviamo più contenti. Mi è stato chiesto di fare degli interventi positivi sull'intelligenza artificiale e io li faccio perché sostengo che l'intelligenza artificiale ci migliori ampiamente la vita. Ce la rende più lunga perché ci insegna a comportarci bene, a mangiare bene, eccetera, eccetera. Credo che tutti noi abbiamo dimestichezza con Google Maps. Google Maps ci rende la guida più sicura, ci conduce al posto giusto, basta dargli l'istruzione, sto andando a Milano e il mio navigatore mi porta a Milano. Ma insieme a Google Maps noi abbiamo altri strumenti che ci avvisano, per esempio col meteo.it, se viene una nevicata come quella che è venuta nei giorni scorsi. Sappiamo se possiamo andare a giocare a golf o andare in barca a vela, perché i sistemi di intelligenza artificiale oggi con il meteo sono assolutamente attendibili. E se qualcuno di noi continua a fidarsi dei dolori alle ginocchia o al mal di schiena, prima o poi si prende una buriana in mare oppure deve montare le catene da neve.
oggi gli strumenti che acquisiscono grandi mole di dati e che sono il cibo dell'intelligenza artificiale sono tali da garantirci strumenti ad altissima affidabilità. Mi piacerebbe prendere il fiato e avere qualche domanda da voi. Chi è al 51% d'accordo sulle cose che ho detto, salvo Yuri che ci lavora su queste cose, salvo forse Gianmarco perché sul fintech lui crede di dare della consulenza finanziaria, ma sono i modelli matematici di finanza tecnologica che gli danno i suggerimenti. Chi è che è completamente ostile? Vorrei un intervento contro. Chi vuole intervenire, attivi l'audio. Nessuno è completamente ostile? Posso intervenire io un attimo? Io non sono ostile, assolutamente, anzi ho molta, molta fiducia in tantissime cose. Dopo alcune cose di quelle che hai detto questa sera mi preoccupano un po', però insomma sono molto fiducioso. Quello che ti domando è questo, riguardo alla guida artificiale, cioè la guida diciamo tecnologica, la guida senza persona a bordo. E la domanda è questa, mi dicevano che una delle difficoltà grosse, e quindi entriamo nella relazione tra l'intelligenza artificiale e l'uomo, è il fatto che, per esempio, nella guida noi siamo esseri umani diversi, abbiamo culture, modi di guidare diversi, modi di interagire. Allora, per esempio, mi dicevano, non so se sia vero, che la grossa difficoltà nello sviluppo di queste macchine, intelligenza artificiale, è data dal fatto che, per esempio, noi in Italia siamo abbastanza indisciplinati alle regole e al rispetto, e quindi anche, non so, sulle rotatorie, per esempio, adottiamo dei criteri che sono molto diversi rispetto ai comportamenti rispetto ad altre persone, e quindi per tarare le macchine artificiali che si rapportino con il nostro modo di guidare è molto complesso. Allora questo mi serve come un banale esempio, ma per dire il rapporto tra uomo e macchina artificiale può essere in difficoltà proprio data anche dall'uomo, perché se sono tutte macchine artificiali è più facile forse, ma come sta il rapporto con l'uomo? Ma allora, se avete voglia di divertirvi, cliccate sul browser, andate su Explorer e cliccate The Moral Machine, la macchina morale, ok? Questo The Moral Machine potete farlo anche adesso online, vi fa vedere dei casi, dei disegnini dove c'è una macchinina che provoca un incidente, ok? L'incidente è inevitabile, okay? Ma la macchina morale deve decidere se tirar sotto una signora incinta che attraversa col rosso oppure un vecchio che è sul bordo del marciapiede e che ha ragione. Allora, questi sono temi etici sui quali c'è ancora un po' di casino. Generalmente i principi che sono nella guida autonoma, comunque giocate con questo The Moral Machine, perché c'è il caso del cane che attraversa la strada e molti dei conducenti normali, probabilmente anch'io, per evitare il cane, rischio di saltare sul marciapiede, fare male a me e fare male a qualcun altro. Perché la reazione di un guidatore a un evento imprevisto è una reazione non decisa,
non c'è una decisione logica. La macchina decide sempre logicamente. Ma vi svelo una cosa che potete verificare su internet. Siccome la responsabilità di un incidente della guida autonoma è sul produttore, ok? Se una macchina deve tirare sotto o una persona o quell'altra, il primo principio che era stato messo nella Google Car era cercare di riconoscere la persona più o meno abbiente per minimizzare il danno economico. Vi è chiaro? Pensate a un assicuratore. E quindi, quando hanno presentato questa logica, diceva io devo far male a qualcuno, ok? Spaccare una gamba perché lo tiro sotto, scelgo di tirare sotto un negro anziché un bianco, perché statisticamente negli Stati Uniti il reddito di un negro è più basso di quello del bianco. Quando Google ha dichiarato questa cosa, si è scoppiato ovviamente un casino tremendo. E il sistema guida autonoma ha cambiato i principi, che non sono però come mi sottolineava, mi è sfuggito il tuo nome, sulla condotta di guida alla rotonda ed altro, perché su quello è tranquillamente tutto risolto. La guida autonoma rispetta le regole stradali, ha sempre ragione anche negli incidenti, e quindi il problema non si pone. Ma se deve tirare sotto un bianco o un nero, prima tirava sotto il nero perché costava meno, oggi si è raffinato eticamente e colpisce colui che il sistema guida autonoma pensa abbia danni inferiori. Questo tema etico è in discussione oggi alla comunità europea, perché i robot, e dopo voglio un intervento da Yuri, i robot possono provocare incidenti in azienda, e c'è il solito dilemma di un robot che sta movimentando qualcosa su una linea e deve colpire una persona a destra che porta tutti i dispositivi di protezione individuale, casco, scarpe, guanti, eccetera, eccetera, e se colpito ha un danno inferiore alla persona che sta alla sinistra del robot, che è uno sciamannato che è lì coi sandali e se viene colpito si fa male. Allora, il tema etico dei robot, discusso anche 20 giorni fa al World Manufacturing Forum di Cernobbio, che cosa si deve fare? Si deve causare il minor danno fisico a chi ha ragione e si protegge? O diamo uno scappellotto e spacchiamo la faccia a uno che non si protegge? Ecco, questi temi non sono di facile risoluzione. Questi sono i dilemmi etici sui quali si stanno interrogando in modo non omogeneo l'Europa, con queste linee guida dell'etica dell'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti, dalla Cina. La differenza fra i tre principi sta nella scelta europea, che prevede che l'intelligenza artificiale sia human-centric,
è concentrata sull'uomo e accentrata sull'uomo, a protezione dell'uomo, che è anche il proprietario dei dati, i famosi dati, che sono l'oro della nostra generazione, che sono il carburante dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, secondo il GDPR appartengono alla persona. I nostri dati sanitari sono nostri e di nessun altro. Secondo gli Stati Uniti, Google, Facebook e così via, sono contrattualizzati. Quando voi firmate con Facebook, gli date le vostre foto, il vostro pensiero, tutto, eccetera, eccetera. E Facebook manipola Facebook sapendo quali sono le vostre attitudini. Secondo i cinesi, i dati sono di proprietà del governo. E il governo cinese è proprietario dei dati. Chi è favorevole alla soluzione europea, alla soluzione americana o alla soluzione cinese? Un intervento a testa. Vedo Ermanno, che mi è comparso. Ermanno, preferisci la soluzione, i dati sono tuoi? A cazzo non gli funziona l'audio. Se avesse un sistema di intelligenza artificiale, metterebbe la lettura labiale. Gianni, che ti vedo alla sua sinistra, Gianni D'Ambros. Gianni, attiva l'audio, per piacere. Io preferirei mantenere segreti i miei dati. Si sente? Ti sentiamo. Chi è a favore dei cinesi? I dati sono del governo. Vedo Tiziana che scuote la testa. Allora, io sono assolutamente favorevole ai cinesi. Sono che prendono i dati e li gestiscono. Poi bisogna avere fiducia nel governo che li gestisca bene. Sono favorevole a quello che fa Singapore, che dice i dati sanitari sono miei. E ve lo dico con un tema di attualità. Singapore ha avuto 29 morti per il Covid. 29. Noi oggi 877 e circa 60.000. Però noi abbiamo la privacy sui dati sanitari. Per cui se il mio vicino di Pianerottolo ha il Covid e lo dice all'ASL, l'ASL non me lo dice per la privacy. Perché i dati del Covid sono di quel signore lì che è sul mio Pianerottolo. È così? Tiziana, apri l'audio. Sì, allora. Ma si parlava, la proprietà è del governo, ma di quale governo? Quello di Singapore, quello cinese. Allora sono più organizzati. Però è un principio. Questo è vero. È un principio. Allora, il GDPR europeo, che è il più severo nel mondo, perché, mamma mia, ogni volta che uno va al ristorante, va in albergo, firma un qualsiasi pezzo di carta, GDPR, un casino, eccetera, eccetera, non garantisce la produzione dei grandi volumi di dati e quindi le nostre intelligenze artificiali saranno più deboli, saranno un po' più stupide di quelle cinesi. Sì, e vi porto l'esempio della sanità. Tencent è la società cinese che ha 5.000 ingegneri che fanno intelligenza artificiale e ha
ha messo un chatbot. Chatbot è un sistema che dialoga, l'intelligenza artificiale, che dialoga con tutti coloro che fanno la cartella sanitaria entrando in ospedale. Voi sapete, andate al pronto soccorso, vi fanno. Bene, Tencent con questo sistema sta prendendo 10 milioni di cartelle sanitarie al mese, ok? Generando una mole di dati per l'epidemiologia, la prevenzione, perché questi sistemi che hanno grandi volumi di dati sanno come si cura il Covid, come si traccia il Covid enormemente meglio di noi. Allora, io dicevo nella riunione di ieri ai miei generali che la privacy è l'espressione dell'egoismo del singolo, perché molto gelosamente Gianni ha detto: io i dati me li tengo per me, espressione dell'egoismo del singolo, e la condivisione e la safety, io dico, è un diritto della collettività. Allora, a Singapore ci sono 28 morti, la gente che è positiva può andare in giro con un allarme sulla testa e tutti la riconoscono, non stanno a un metro e mezzo, stanno a 25 metri perché è un appestato. Ma questi sono temi etici che a Singapore sono affidati all'intelligenza artificiale che governa le abitudini dei cittadini, le governa, facendo l'onda verde dei semafori, perché l'onda verde dei semafori è un'espressione della smart city, eccetera, eccetera, eccetera. Io non volevo darvi delle soluzioni, volevo nella quasi terminata oretta dialogare un po' con voi e provocarvi su questo tema, che vi suggerisco di assorbire. Lasciatevi permeare dall'intelligenza artificiale di Siri, di Google Maps, del meteo.it, del vostro iRobot, del vostro consulente clinico. Watson è il sistema di intelligenza artificiale dell'IBM che fa le diagnosi cliniche e le fa meglio del mio medico di famiglia. Ho ancora 5 minuti per ascoltare le vostre domande. Presidente, sei già andata via? No, non sono andata via, anzi. hai usato un termine giusto. Posso assorbire. Posso fare una domanda? Prego. Buonasera, signor Franco. Io vorrei chiedere una cosa. Sono molto affascinato da tutto questo e tutto quello che è innovazione. La domanda però che mi sorge spontanea, guardando un attimino l'andamento anche della popolazione mondiale, dove siamo dati alla mano in un decennio, ma ormai sono quasi 3 decenni che stiamo praticamente crescendo a livello enorme, nonostante l'Italia siamo gli unici che hanno natalità zero, addirittura negativa, però nell'arco, diciamo, se consideriamo mondo, voglio dire, siamo in tanti e cresciamo sempre di più. La mia domanda è: con le crisi che ci sono state o comunque con la nuova globalizzazione, già il tessuto sociale si è un po' indebolito in termini di lavoro, in termini di occupazione. Come lei pensa che possa incidere questa intelligenza artificiale nel futuro? Io non vorrei, ecco, giusto per essere molto concreto, che ci troviamo che abbiamo l'80-90% di robot che fanno il nostro lavoro sicuramente anche meglio, ma la mia domanda che mi si pone è: i nostri figli che lavoro faranno? Ecco, questa è un po' la domanda. Allora, ti rispondo per le cose che so, e ne so alcune. Io non so che lavoro farà mia nipote, mia figlia so che lavoro fa, ma diciamo, la prossima generazione non so che lavoro farà. Di sicuro farà un lavoro meno faticoso di quello
che faceva mio papà, i contadini non faticano più, e io dico che la massima, ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. Beh, se uno va in palestra a sudare, perché oggi lavorando non suda più nessuno. Quindi lavori fisici o lavori pericolosi, o lavori pericolosi verranno assolutamente abbandonati molto più velocemente di quello che è stato nell'ultimo ventennio, ma potrei dire che nei prossimi 10-20 anni non ci sarà più un lavoro pericoloso, non ci saranno più incidenti sul lavoro, non ci saranno più incidenti automobilistici, perché le macchine a guida autonoma non fanno gli incidenti, e sotto questo punto di vista la qualità sarà migliore. Dopodiché i nobili e il clero nel 1600, i romani nell'anno 100 dell'impero, mica lavoravano, neanche gli egiziani lavoravano, c'erano altri che lavoravano per loro. Quindi uno scenario possibile è che i nostri figli, i tuoi figli, non lavoreranno nel senso nostro, non ci sarà una decrescita felice. La decrescita felice è una cosa che io osteggio profondamente. Ci sarà più tempo, noi abbiamo già molto più tempo libero per fare sport, cultura, tante altre cose di quello che erano i nostri genitori o i nostri nonni. Guardate che due generazioni or sono, il mondo lavorava 160 ore alla settimana per mangiare. Ecco, torneremo indietro? No, di sicuro. Non so se ti ho risposto. Assolutamente sì, la ringrazio. Posso fare ho solo un dubbio. I soldi. Ho solo un dubbio, ecco, gli nuovi equilibri che si creeranno, ecco, questo è un po' i conseguenti equilibri, ecco, che si creeranno, ecco. Allora, anche qui ho una risposta quasi certa. Si creeranno squilibri perché il mondo va verso accelerazioni che non ci sono mai state, e le accelerazioni accelerano le divaricazioni. Ci saranno sempre più molto ricchi e sempre più tanti poveri. Questo sì. Abbiamo adesso l'intervento di Franci, prego. Franci, sarei io, Francesca? Sì, Francesca, tu sì, scusa, non ti avrei conosciuto. Grazie. No, mi fa piacere. Premesso che anch'io sono molto positiva, sono psicologa, psicoterapeuta, eccetera, e quindi mi occupo di neuropsicologia per la gran parte, però ecco, sono comunque in generale molto aperta e positiva rispetto alle tecnologie, tant'è che sono convinta che rispetto ad alcune patologie, alcuni stati, così addirittura le tecnologie, avevo seguito recentemente un seminario, possono anche prevedere, fare alcune minime diagnosi in base a dei sintomi, cioè non più che altro, insomma, di quello che fanno i test a volte, riconoscere delle espressioni del volto, eccetera. Quindi non sono in assoluto negativa rispetto alle prospettive che la tecnologia può dare, anche in materie dove si potrebbe dire che la tecnologia o il digitale non potranno mai arrivare, come magari la mia. Quindi, fatta questa premessa, mi piace però anche fare un'altra osservazione, nel senso che il bambino, o comunque parte tutta della nostra intelligenza, si sviluppa grazie a tutto ad un senso motorio che non prevede la tecnologia. Anzi, sappiamo che quando i bambini stanno troppo tempo davanti alla televisione, davanti ai tablet, è vero che imparano alcune cose, però tutto quello che possono imparare con cioè tutta la loro intelligenza è senso motorio, quindi è fatto di tatto, di movimento, di esperienze vive. E dall'altra mi viene anche in mente altra esperienza magari che ho nell'ambito della musica,
il cervello dei musicisti, per esempio, è estremamente sviluppato, soprattutto le aree uditive, ma anche in parte parietali e frontali. Perché? Perché a forza di usare alcune parti del corpo, in particolare le mani, la loro rappresentazione cerebrale di quelle parti si estende molto e quindi in qualche modo sembra poter anche potenziare altre capacità, insomma, altre funzioni cerebrali. Quindi è vero, io condivido che non c'è questo lavoro adesso, in un futuro, se c'è più tecnologia, esisteranno altri lavori, magari di persone che programmeranno. È anche vero, però, io credo che la cosa importante è che non si immagini che la tecnologia possa in qualche modo essere un futuro tanto da in qualche modo far diminuire l'importanza di tutto quello che invece è la manualità per l'essere umano, anche per il suo rilassamento, perché io mi rilasso, qualcuno si rilassa magari davanti a Facebook, ma la gran parte delle persone si rilassa camminando, avendo esperienze sensoriali, perché sente l'aria, sente i profumi, cammina nel verde, eccetera. Quindi credo che l'attenzione da avere nell'ambito delle tecnologie sia sempre quella di separare quello che può essere positivo, buono e utile per l'economia, per la salute, eccetera, da quello che invece può essere, cioè è essenziale invece per la salute dell'uomo, perché l'uomo senza esperienza fisica, diretta, sensoriale, così non potrebbe vivere e non potrebbe svilupparsi. Quindi ecco, credo che ci sia forse questo appunto da fare, che ha fatto questo appunto, poi tutto il resto insomma si può accettare. Poi i principi che lei diceva, si rifanno, no? I tre principi della bioetica, io condivido che certo in un sistema, in un governo che sa utilizzare bene i dati sanitari, il principio della giustizia vuole che è meglio salvare tutti piuttosto che una persona in qualche modo. Quindi insomma, ecco, volevo solo fare questo distinguo, perché ripeto, un conto è quando si parla di lavoro, e un conto quando si parla di benessere della persona e di sviluppo anche della sua intelligenza. Io sono forse arrivato all'ora e quindi vado verso la noia degli uditori, ma soprattutto verso la fame, vi prendo per fame. Vorrei concludere con una cosa che mi ha divertito. E cioè, mi sono trovato in un dibattito con padre Benanti, è un frate francescano piacevolissimo, che si occupa di etica dell'intelligenza artificiale. Eravamo a Roma in un convegno e un po', siccome è bravo, mi dice: senti, ma dimmi un attimo, no, non scientificamente, ma a che cosa paragoni l'intelligenza artificiale? E io gli ho detto: ma la cosa più vicina a cui io penso è l'angelo custode. Lui dice: ah, interessante, e perché? E perché l'intelligenza artificiale è come l'angelo custode? Dico: beh, semplice, prima di tutto è dematerializzato. L'angelo custode non lo vediamo, e anche l'intelligenza artificiale è dematerializzata. Poi ognuno ha il suo, cioè ha un indirizzo IP, ognuno c'è il proprio profilo Facebook personalizzato come l'angelo custode. Poi l'ho un po' provocato, dico: sia l'intelligenza artificiale che ci sta vicino che l'angelo custode è gratuito. Non l'ha programmato nessuno, e il nostro profilo è noto a Facebook come solo l'angelo custode ci sta vicino. Ci avvisa dei pericoli, perché ci manda gli alert meteorologici o ci avvisa mentre stiamo guidando o se andiamo sovrappeso. E quindi questa similitudine tra l'angelo custode e il sistema di intelligenza artificiale personale è l'ultimo messaggio che io vi lascio prima dell'aperitivo e dello spritz, a meno che non vogliate andare avanti con qualche altra domanda. Io vi ringrazio, ho sforato un po' nei tempi, alcuni di voi mi sembrano ancora svegli e quindi siete veramente molto bravi.
Grazie. Ti ringraziamo noi, è stata una serata veramente ricchissima. Tu hai usato alla fine un verbo assorbire, mi pare di aver capito. Ecco, credo che dobbiamo assorbire tutto quello che ci hai raccontato. Poi l'invito già fatto prima durante l'intervento di Sandro ad aiutarci in futuro a riflettere, una serata ad hoc di riflessione su questo, credo che completerebbe la tua. Ringrazio Yuri che ci ha messo in contatto con te e siamo tutti contenti di averti conosciuto. E sicuramente avremo altre occasioni, in particolare ci siamo detti anche sulle tecnologie appunto al servizio della qualità della vita. Credo che, beh, io sono certamente interessata per motivi professionali, ma credo che saremo in molti ad ascoltare volentieri anche questo. Quindi grazie molte e buon proseguimento di viaggio. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie Franco. Grazie Gianmarco, anche tu so che lo conoscevi e quindi voi che ce lo avete portato siete stati proprio bravi. Un carissimo saluto a tutti e buona serata. Facciamo suonare la campana e salutiamo tutti. Certo che facciamo suonare, dai, istituzionalizziamo.